Detto che mai unisce, non separa. Forse in un momento come questo, in cui si discute molto del mare che ci separa, invece dovremmo vederlo come un elemento di unione con tutti i nostri fratelli. Sentiamo ancora qualche brano dalla tua voce. Allora, io le devo tirare le orecchie, perché lei, avete sentito che è la mia amica, la mia socia, abbiamo scritto insieme tanti libri, allora lei mi affida dei compiti Non c'è assurdi. bisogno che io dica, dai. In questo momento devo interpretare contemporaneamente una donna anziana, parecchio anziana, e un adolescente. Sempre io, non siamo due. Lascio a voi la vostra fantasia. Elvira è la zia, Daphne è la protagonista adolescente. Ascolta, piccola mia, appena tutto sarà finito, devi andare dal nostro notaio di fiducia. Tu lo conosci? Sì, zia, ma. Niente ma, lui ha il mio testamento e ti dirà tutto e ti aiuterà ad affrontare le difficoltà burocratiche e legali. La villetta si deve vendere. Vuoi che si venda? Ma lì c'è tutta la tua vita, la nostra vita, no zia, ti prego. Mia dolce bambina, verranno giorni difficili. Tu sarai più sola che mai e la malattia di tua madre richiede cure infinite. Avrai bisogno di soldi, molti soldi. E ricorda, questa casa non si tocca. È il tuo futuro. Sei deciso così? Sì. Ora ascolta, Daphne. Alla villetta devi ritornarci da sola. Perché? Ricordi il settimino del mio salottino? Certo, zia. Ti fa piacere che io lo faccia portare qui? Se vuoi, sì. Ma non è questo che ti devo chiedere. E allora? Quel mobile ha una segreta. Nella parte alta, facendo scivolare all'interno quello che sembra un cassettino finto, si apriranno due porticine laterali. Ecco, prendi tutto ciò che trovi là e non ne parlare a nessuno. Nemmeno a Carlo, a Tano. No, a nessuno. Va bene. Farò come desideri, ma ora riposati. Ti sei stancata. Socchiudi le imposte, per piacere. Sì, torno più tardi. Grazie, mia piccola Daphne. Furono quelle le sue ultime parole. Pensa, qui poi c'è il mistero, no? In questo si comincia a capire il mistero. E poi il mistero riguarda questa figura dello sposatore con la SP. Ma sposatore io non avevo mai sentito questo termine. Tu l'hai scoperto facendo delle ricerche? Credo qualcuno di voi sapeva che esistesse lo sposatore. Sì, che si conosce un altro però. No, senz'altro. Non fare il birbante. Lui è così, però è troppo simpatico. No? Insomma, vabbè. Lasciamo stare. Allora, sì, lo sposatore, sì, certo ho fatto delle ricerche perché mi interessava incuneare in questo romanzo uno spaccato di cerimonie e rituali che a Napoli e in tutte le real case sparse nel sud soprattutto della Santissima Annunziata hanno avuto luogo nel remoto passato fino ai primi anni del Novecento. Quindi ho fatto delle ricerche e attraverso queste ricerche ho scoperto che c'erano appunto, come già mi pare sia stato accennato, senza entrare nel merito, però questo giusto perché altrimenti la risposta non avrebbe senso. C'era questa usanza ogni anno, nel giorno della Santissima Annunziata, dare in sposa le ragazze in età da marito, le esposte, cioè le ragazze che da bambine erano entrate lì
lasciate alla famosa ruota di Cittadelli. Quindi nel romanzo troverete anche tutto questo spaccato, come avveniva inizialmente, come venivano lasciate queste creature e poi da giovani venivano date in marito. E in questa cerimonia c'erano degli uomini che si presentavano per chiedere, per non chiedere la mano come si fa in una famiglia, ma per scegliere una ragazza lanciando a lei un fazzoletto. Se questo fazzoletto veniva raccolto, allora significa che la ragazza era consenziente. È chiaro che quasi tutte erano obbligate, perché quello serviva a far fuoriuscire un numero di ragazze, perché poi arrivavano sempre altri neonati e quindi la Real Casa doveva provvedere. Però c'era anche gli sposatori avevano anche qualche interesse in questo, soprattutto coloro che non erano di famiglie abbienti, perché le ragazze portavano una dote che veniva distribuita all'interno della Real Casa in egual misura per tutte. Dote che presumibilmente loro raccoglievano dalle donazioni, perché il sostentamento di questa casa, che peraltro fu istituita nel 1300 dalla regina Sancia, quindi è molto lontano la nascita di questa istituzione a Napoli. E per ritornare quindi al romanzo, questi sposatori appunto erano coloro che che non avevano trovato fino ad allora moglie, o alcuni per riscattare una vita precedente di malefatte o di peccato, altri perché erano abbastanza poveri, quindi ambivano alla dote. Allora c'era questa cerimonia che si svolgeva negli ultimi anni dell'Ottocento e fino ai primi del Novecento nel famoso Salone delle Colonne, e dove appunto poi troverete la descrizione. E quindi ecco perché sposatori erano proprio non è un dialetto napoletano, è un neologismo creato proprio nell'ambiente di queste cerimonie. Sono due. Ancora una volta sono due. La prossima volta saranno tre. Diceva, poi noi siamo soci. Noi abbiamo scritto insieme libri e insomma, ci conosciamo da un po'. Non iniziare ancora, vi devo salutare, c'è un torneo di libri. Alba, che è l'amica della nonna di Daphne, ma è un'amica più giovane, per lei non è stata presa in casa, ma non come serva, ma come amica veramente, e conosceva logicamente benissimo la nonna di Daphne. Vediamo qui, non muore nessuno per fortuna, perché Zelvira è morta nell'alta lettura, qui però si parla molto della nonna di Daphne. Alba, parlami un po' di mia nonna, di quando era giovane. Io la ricordo appena. Era bella Tecla, fine nei lineamenti e raffinata nei modi. Usava portare i suoi bei capelli di un castano dorato raccolti a crocchia. Gli occhi grandi, profondi, sembrava che avessero mille pagliuzze dorate che li illuminavano, anche se velati di tristezza, spesso parlavano per lei, che era di poche parole. Una breve pausa, poi riprese, e in quelle esitazioni si poteva leggere la sua età. Tua nonna aveva rivelato fin da piccola una particolare inclinazione allo studio, per cui le era stato concesso di frequentare la scuola e studiare il pianoforte. Daphne, ma anche tu hai studiato? Sì, solo il giusto necessario. Molte cose le ho imparate da lei. Lei leggeva sempre, appena poteva, leggeva di tutto, dai libri di scuola ai libri sacri che le davano le suore, ai romanzi che portavano in dono le benefattrici.
Forse per questo tra noi era quella che vedeva la vita con occhi diversi. Diceva sempre che la libertà non era necessariamente stare fuori da quelle mura, ma era dentro di noi. Ubbidire sì, ma mai piegare la testa, mai rinunciare alla dignità. Ma nessuna quasi riusciva a capire quello che diceva. Daphne, e tu, Alba, la capivi? No, ero troppo piccola. Io le volevo solo un gran bene. L'ho capito dopo anni, poco prima che diventasse la baronessa de Cespedes. Daphne, cosa amava in particolare? Il mare. Sai, quasi tutte le mattine mi raccontava che lo sognava e che lei un giorno sarebbe andata a vivere dove c'era tanto mare. Ma poi sorrideva e mi diceva, dai Alba, facciamo presto, i bambini ci aspettano. I sogni non sono per noi, ma per i piccoli esistono ancora. Allora io le rispondevo, hai ragione, andiamo a preparare qualche disegno, tra poco sarà Natale, dobbiamo rallegrare un pochino il refettorio. Quel remoto Natale del 1911 fu l'ultimo per tua nonna Tecla tra quelle mura che l'avevano accolta neonata. Lei però non lo sapeva ancora. Mentre raccoglieva le sue cose per ripartire, Daphne si soffermò a riflettere tra sé, che sapeva ancora troppo poco di sua nonna. Allora si sedette di nuovo accanto ad Alba. Le mancava ancora qualche tassello. Alba, perché zia Elvira mi ha chiesto di rintracciare Aurelio? Lui sa, c'era scritto nella lettera. Tra le righe ho sempre avvertito un astio misto a dolore verso costui. Ma chi era? O chi è, se vivo ancora, cosa c'entra con me? Lo vedi questo ciondolo che porti al collo? Da qui devi ripartire. Daphne, a chi appartiene? Non ho idea. Io ti posso raccontare solo quello che so, perché l'ho vissuto con Tecla. Daphne, e allora dimmi. Così, quindi sì. C'era qualcosa che veniva lasciato addosso a questi neonati quando venivano messi nella ruota, che poteva poi un giorno permettere loro di ricondursi alle proprie origini. Quindi c'è a un certo punto quando tutti i pezzi del puzzle vanno a mettersi al loro posto. E chiudiamo in bellezza con Aurelio, che si trasforma adesso in un lettore. Dolo Marcella, che mi vergogno assolutamente, insomma, è una cosa da impari. Però da Marcella avete ascoltato, secondo me, un'ottima ragione, un'ulteriore ottima ragione per leggere il libro. Ci sono persone che leggono libri per i nomi dei protagonisti. Qui ci siamo Aurelio, e sono rarissimi i libri dove sono protagonisti Aurelio, quindi comprate perché c'è Aurelio. Non perché io mi chiamo Aurelio, assolutamente no. Ricordi? Quante storie custodite tra i chiaroscuri di una fotografia in bianco e nero scattata chissà da chi, forse 50, forse 60 anni fa. E quei bambini felici adesso saranno nonni, o magari saranno morti, perché anche i bambini felici che andavano d'estate a Forio con gli anni diventano anziani e poi muoiono. Soltanto nelle fotografie non passano gli anni e non si invecchia. E forse tra quelle bambine che passeggiano tenendosi per la mano c'è anche quella a cui, crescendo, qualche anno più tardi avrei detto, ma tu mi piaci assai, e le avrei fatto la dichiarazione dietro al soccorso. E lei mi avrebbe risposto, te lo faccio sapere domani. Ed eravamo tutte e due rossi di abbronzatura e di imbarazzi. E non c'è il catrame, non c'è il cemento che poi hanno ucciso quelle strade di basalto e i nostri sogni. A sinistra si intravede il ristorante Zia Carmela, col nome scritto con un pennello. E la sera dovevi sapere che stava proprio lì, perché non c'erano le insegne intermittenti al neon. E a destra c'era una spiaggia bellissima e lì c'era la nostra estate. E poggiato alla sua barca c'era Venanzio, che scrutava verso Punta Caruso per scorgere la pula del vaporetto, che arrivava a mezzogiorno, e andare a trasbordare i passeggeri dalla nave che si fermava fuori dal porticciolo, perché il fondale era troppo basso e non c'era possibilità di attracco. E c'era pure Arturo, che complessivamente aveva tre o quattro dita e gestiva il dito povero, quello senza bovetta. Ma se gli eri simpatico, l'ombrellone te lo piazzava anche nell'acqua. La bovetta, invece, stava allo stabilimento balneare Raggio Verde di Ciccio e Mario. Ricordi anche tu, con annesse cabine, e non ho mai scoperto chi dei due fosse Ciccio e chi Mario. E lei,
Aveva 15 anni e faceva la smorfiosa col suo improbabile bikini marrone e ascoltavamo gratis la musica del jukebox mentre Franco IV e Franco I, seduti vicino a noi, si inventavano "Ho scritto Tamo sulla sabbia". E Ciccio, o forse Mario, intimava a chi non aveva consumato di lasciare liberi sedie e tavoli. E dietro le cabine c'erano le partite di pallone Florio contro Napoli. E puntualmente ci facevano un mazzo così, perché loro erano abituati, come i brasiliani, a giocare scalzi sulla spiaggia con 40 gradi. E il pallone non ce lo facevano neanche vedere, rabbiosi perché eravamo i forestieri che andavano a violare la loro terra e le loro donne. E noi scrivevamo Tamo sulla sabbia. Grazie Aurelio per aver prestato voce a questa lettera ed altre che ci sono nel libro, che Daphne riceve dal suo amico di adolescenza, addirittura quasi ancora infanzia, Dimitri. Queste lettere fanno rivivere la Forio degli anni, fine anni 50, primi anni 60. Quella Forio che non c'è più, che però chi l'ha conosciuta, e ho sentito persone che hanno già letto il libro e sono rimaste emozionate nel ripercorrere attraverso queste parole e anche altre descrizioni quell'epoca. Quindi Forio è il luogo privilegiato di questa storia che spero possiate, se volete, leggere. Grazie.